In trasmissione al giornalista di Radio 1 Rai, Cristiano Piccinelli. Buonasera, Cristiano. Ciao e tanti auguri innanzitutto, e grazie anche per il premio inaspettato, direi. Soprattutto perché di controvalore vale meno di zero, però questo è un dettaglio su cui passiamo decisamente oltre. Ovviamente il premio nasce dal fatto che, nella rarità di vedere qualche voce nuova in giro per la radio, diciamo che adesso non mi ricordo quanto sia passato, saranno passati 2 anni da quando hai cominciato in radio, un anno e mezzo. A marzo saranno 2 anni, a marzo del 2021. E facciamo. L'8 marzo 2020, 2019 sono passato ufficialmente a Radio Rai, E a Rai Sport. faceva parte dell'affare di mercato che, per cui Giulio Sì, Delfino è andato a Rai Sport e tu sei. esatto, Possiamo sì. dire di aver portato a casa un'ottima plusvalenza. Comunque, sappilo. Per fortuna Giulio Delfino non ci ascolta, ma che è meglio. La domanda che viene, e quindi, siccome poi nel brevissimo giro di poco più di un anno e mezzo ti abbiamo visto calcare anche, diciamo, podi o soprattutto postazioni di un certo livello per la storia della radio, quali possono essere quello del Giro e del Tour de France, ovviamente non potevamo non invitarti e non insignirti di questo premio. Però vorrei cominciare da quell'evento di 2 anni fa. È rarissimo all'interno del panorama giornalistico, soprattutto in Rai, vedere qualcuno che fa il salto dalla TV alla radio. Nel limite di quello che puoi chiedere, puoi raccontarci, come mai questa scelta di passare alla radio da noi tanto amata? Allora, innanzitutto ti racconto che io ho iniziato, diciamo, come carriera proprio in una radio, Radio Capital all'epoca, quando ancora era un po' diversa da come attualmente. Tutti i giorni c'erano almeno 3 spazi sportivi e quindi ho iniziato lì. Poi un giro varagare anche per altre radio, sono stato a Radio 24 per pochi mesi. E poi sono arrivato in Rai e dopo 13 anni di Rai Sport era venuto il momento di dare una sterzata. Non ci sono tanti altri motivi se non quello di voler cambiare, anche perché purtroppo incide anche la questione dei diritti. Lo dico tranquillamente, con il passaggio, l'arrivo di DAZN, con l'arrivo di questa nuova piattaforma, si sono fortemente limitati gli spazi riservati alla RAI, che ha acquistato un tipo di diritti che insomma non consentono né praticamente di fare più telecronache né di avere delle interviste privilegiate come avevamo fino a poco tempo fa, in cui comunque avevi una one-to-one con l'allenatore o il giocatore, se non ovviamente in Coppa Italia, nelle partite in cui hai i diritti. Quindi era fortemente limitante il nostro lavoro, era cambiato in negativo per quanto mi riguarda, perché a me poi è sempre piaciuto essere presente sull'evento, indipendentemente dalla qualità dell'evento. A me piaceva tantissimo, per esempio, fare, come ho fatto per tanti anni, il torneo di Viareggio. Lo trovavo anzi estremamente divertente e un posto in cui si potevano anche creare dei rapporti. Considera che con allenatori che sono passati dal settore giovanile, tipo Simone Inzaghi, ma anche Pippo, ci siamo visti l'altro giorno a Parma Benevento, abbiamo ricordato quei momenti per dirti, insomma, come a volte gli eventi, diciamo, di secondo piano valgono di più di finale di Champions o altro. Quindi era una necessità di cambiare per questo motivo, per ridare un po' slancio anche alla questione lavorativa, per non fossilizzarsi, e poi per un amore comunque vecchio ma sempre costante con la radio, che mi ha permesso poi di entrare subito nel mood, no? Nel modo di fare. Certo, bisogna imparare tanto, perché poi non si finisce mai di imparare, però ecco, il cambio è stato dovuto soprattutto a questo e alla possibilità anche di potermi esprimere su più discipline, cosa che invece in televisione era un pochino più complicata, perché ci sono dei comparti un po' più stagni, diciamo così, ci sono meno possibilità di essere polivalente. Invece io, che a me piacciono molti sport, ovviamente ciclismo e calcio, ma insomma anche altri sport, e quindi è nata questa scelta che devo dire è più che mai azzeccata. Confermo in pieno. A proposito della tua scelta e soprattutto del ciclismo, abbiamo anche il primo contributo, come dicono quelli bravi, che vediamo se la regia riesce a mandarmi in onda. Sentiamo, era il 7 aprile 2019.
start. Il campione del mondo Ernesto Valverde è in addirittura d'arrivo ormai, Alberto Bettiola, anche se avanzano forse in maniera forsennata gli inseguitori, Bettiola sta mantenendo però il distacco, non sembrano riuscire ad avvicinarsi i campioni del Belgio, tutti i campioni del mondo come Valverde. Adesso manca davvero pochissimo tra Bettiola e il sogno, manca davvero pochissimo, vediamo in lontananza avvicinarsi rispetto alla nostra postazione la maglia rosa indossata quest'oggi dal corridore della Education First, che ormai è vicino a superare il traguardo, ovviamente in una selva di pubblico, alza le mani in netto anticipo perché ormai non può essere ripreso, vince la 103esima edizione del Giro delle Fiandre Alberto Bettiola. Ecco, questo era il primo contributo, era il 7 aprile 2019, questo era il Giro delle Fiandre che dopo tanti anni tornava un italiano, in particolare ad Alberto Bettiol. Che occasione, che cosa ti ricordi intanto di quella gara? Tutto, mi ricordo tutto di quella gara perché era la prima volta che ero presente da, diciamo così, inviato in una gara del Belgio, insomma nelle gare del nord, le classiche del nord, che ho sempre seguito, ma ahimè dal divano di casa, come molti altri. E invece quella era la prima volta e ho visto uno spettacolo assoluto, perché il ciclismo a quelle latitudini è come e più forse del calcio. Il giorno prima, mi ricordo, c'era la, diciamo così, la versione per amatori, e non avete idea della marea di cicloamatori che erano su strada per fare, diciamo così, la versione dedicata appunto ai cicloamatori del Fiandre. Questa è una cosa incredibile, non l'avevo mai vista dal vivo, è stato davvero bellissimo. E poi c'è stata la fortuna di un italiano sul podio più alto, peraltro un ragazzo simpaticissimo, gradevolissimo, con cui ovviamente poi abbiamo instaurato un rapporto, non dico di amicizia perché sarebbe troppo, ma insomma è sempre piacevole rivederci, come è successo anche in altre gare di recente al Giro d'Italia. Concordo in pieno. A proposito dell'argomento giro, poi avremo anche un altro contributo un po' meno gentile, però ne parliamo dopo. Il ciclismo è una tappa fondamentale, secondo me, nella storia di un radiocronista di Radio Rai. Ora, non voglio scomodare precedenti illustri, però i grandi della radio sono passati per il ciclismo. E il legame ciclismo-radio, secondo me, è stato precursore poi di moltissime novità, anche a livello televisivo e non solo. De Zan, che prima faceva la radio, poi è passato alla TV, lo stesso Ameri, lo stesso Ciotti. Cos'ha il ciclismo di essere così amato e così comunicativo, anche soprattutto senza le immagini? Perché già potrebbe essere un po' più, come si dice, un po' più facile raccontarlo vedendo, ma il racconto in radio diventa più complicato, anche da descrivere, anche magari nell'obiettivo di intrattenere per più ore un ascoltatore. Qual è la chiave di volta, secondo te? Ma secondo me è uno sport che obiettivamente si presta molto al racconto radiofonico, perché innanzitutto la tappa è lunghissima, nel senso sono 7 ore volendo, ora ovviamente noi non raccontiamo tutte le 7 ore, ma è un racconto che praticamente può dipanarsi su varie strade, ci sono infinite possibilità, infinite variabili, non è certo che chi è magari in testa a un certo momento possa arrivare a vincere la gara, possono esserci episodi storici del gregario che vede che il suo capitano è in difficoltà e allora è lui incaricato di tentare di arrivare alla vittoria. C'è questa epica nello sport, è uno sport di sofferenza, io lo dico non potendolo più praticare purtroppo per problemi fisici, dico che comunque è uno sport di sofferenza, perché è da matti pensare che in alcune circostanze si riescono a fare medie incredibili con pendenze assurde, con tante ore sul sellino in qualunque condizione meteo. Infatti sono rimasto male quest'anno quando c'è stata quella tappa, diciamo così, con partenza ritardata, quella di Abbiate Grasso. È uno sport epico e di per sé il racconto si presta, quindi la versione radiofonica del racconto è perfetta, perché ci dà spazio e modo anche di raccontare quello che c'è intorno al momento sportivo, all'evento sportivo, e c'è tanto intorno all'evento sportivo, perché attraversiamo l'Italia, la Francia, il Belgio, paesaggi, colori,
da raccontare. E in radio bisogna far arrivare al pubblico, a chi ci ascolta, questi colori, questi profumi, questi suoni, perché non li vedono, ovviamente ascoltano, e bisogna essere bravi. Non è facile, non è che sempre ci riusciamo, però fortunatamente poi ho avuto anche la fortuna di avere degli ottimi compagni di viaggio, e questo secondo me rende ancora più facile il tutto. Però ecco, secondo me l'essenza proprio dello sport e del civismo che si adatta perfettamente al racconto radiofonico. A proposito di compagni di viaggio, la prima esperienza, quella di quest'anno al Giro, ti ha visto già posizionarti in una sedia che ha avuto ingombranti predecessori, Giovanni Scaramuzzino e Emanuele Dotto, solo per citare gli ultimi, e tra l'altro con una squadra che ha dato anche quest'anno l'impressione di essere super affiatata. Concordi, e che esperienza è stato questo Giro? Guarda, ti dico che abbiamo creato una chat, ovviamente io, Massimo Ghirotto, Silvio Martinello, Roberto Speranza, che è il nostro, diciamo, factotum, grande personaggio fuori, diciamo, dietro le quinte, ma un grande personaggio, e poi ovviamente Manuel, e ci continuiamo adesso a distanza di mesi dalla chiusura del Giro. Era nata ovviamente per consentirci di informarci in maniera istantanea di ogni cosa. Continuiamo a sentirci, a scriverci, a mandarci magari delle cose buffe, a ricordare quei momenti. È stato veramente un Giro straordinario per noi, perché era una famiglia, siamo stati benissimo insieme, era una sorta di bolla perché non potevamo fare più di tanto vista la situazione, però è stata veramente una squadra fortissima. Io sono finito su quella sedia anche perché, come ti ho detto prima, in moto non ci posso proprio andare, anche volendo, perché ho problemi, diciamo, alla schiena. Anche se mi piacerebbe magari darmi il cambio con Manuel, ma lui è molto più bravo di me sulla moto, ormai è diventato un grande, e poi si adatta anche alla sua doppia vita anche di esperto di motori, quindi insomma credo che abbia fatto un ottimo lavoro. Ma siamo stati tutti insieme molto bene, ci siamo trovati molto bene, e credo che questo poi si sia sentito a chi ci ascoltava, che insomma non c'erano problemi tra di noi e tutto è sfilato molto liscio. Prima di cambiare discorso e parlare di calcio, abbiamo l'ultimo contributo, quello un po' più cattivello che ti dicevo prima. Però i nostri amici che ogni tanto preparano dei video ti hanno beccato in un epico errore che andiamo ad ascoltare. Ah, ho capito. Sagan e Cosme Fra, che avevano partecipato alla lunga fuga che sta caratterizzando. Ecco, appunto, questo era il concetto, per chi non l'avesse preso, ma volevamo un po' buttarla sul ridere e l'abbiamo buttata. Sì. Deve essere anche il fatto che sia abbastanza complicato poi tentare sempre di evitare quel buco radiofonico che doveva essere la prima regola, quindi continuare a parlare, a un certo punto magari si perde anche il controllo di quello che si sta dicendo, oppure scappa. Vabbè, no, gli errori sono assolutamente umani. Parlavi prima di un Giro sui generis. In generale è un periodo sui generis per molti sport e ne siamo consapevoli. Stiamo forse vedendo un orizzonte all'orizzonte, un'ipotetica fine, ma è stato molto complicato. Partirei ancora dal ciclismo prima di passare al calcio. Stagione compattatissima, stagione che ci ha dato anche qualche soddisfazione, specie per il mondiale, che non sarebbe ricordiamo stato in Italia se non ci fosse stato la pandemia. Forse risultati un po' stravolti, mi viene in mente la conclusione del tour come forse esempio più concreto. Concordi, e come commenti la stagione 2020 delle due ruote? Ma sì, allora è stata sicuramente una stagione stravolta, compressa, e purtroppo sono mancate alcune gare, ad esempio una delle mie preferite, che è la Parigi-Roubaix. Il problema secondo me è stato soprattutto per chi ha dovuto scegliere tra uno o un altro grande giro, nel senso che magari con la stagione classica, col calendario classico, forse avremmo visto altri protagonisti, soprattutto al Giro d'Italia, perché alla fine al Tour de France più o meno credo che ci sono andati quelli che ci sarebbero andati anche a luglio. Io credo che non abbia però stravolto i valori, nel senso che per me il Tour l'ha vinto un ragazzo che vincerà ancora tanto, è un corridore straordinario e che praticamente senza squadra ha tenuto testa invece a uno squadrone come quello della Jumbo. I problemi secondo me del ciclismo sono altri, che riguardano soprattutto alcune gestioni sportive ed economiche e alcune
squadre che non rispettano lo sport e non rispettano gli organizzatori. Questo va soprattutto a scapito del Giro d'Italia, e alcune cose che sono successe quest'anno sono state veramente brutte, brutte per quanto riguarda sia i corridori sia chi li gestisce. Non mi sono assolutamente piaciute, però dal punto di vista dello sport non credo ci siano stati tanti risultati. Cioè, il mondiale l'ha vinto chi lo doveva vincere, il Tour de France è stato un duello fino all'ultimo con uno dei più forti corridori comunque di questo periodo come Roglic e un astro nascente come Pogacar. Il Giro sì, l'ha vinto Gegan Hart, ma è comunque un corridore assolutamente interessante, è un corridore di una squadra che insomma ha un budget importantissimo, quindi non è che ha vinto proprio l'ultimo arrivato. È chiaro che però i big si sono stati eliminati per altre cause, cioè c'entra poco la pandemia con la caduta ad esempio di Geraint Thomas, c'entra pochissimo, ed è stato un anno in cui comunque l'Italia un pelo può sorridere perché abbiamo scoperto un fenomeno che si chiama Filippo Ganna e che spero possa adattarsi magari alle corse di un giorno o anche alle corse da una settimana. Non lo vedo adattissimo ai grandi giri, però insomma nel poco che abbiamo avuto come Italia abbiamo comunque vinto il mondiale, insomma cioè, qualche soddisfazione l'abbiamo presa anche noi. Eh sì, concordo, concordo in pieno. Parlando invece del mondo del calcio, altra materia in cui sei particolarmente preparato, come tiri le somme di questo 2020, alquanto complicato e alquanto difficile da decifrare, complice un calendario letteralmente difficile? E la domanda che faccio a molti, che chiedo anche a te, secondo te, almeno in Italia, chi comanda il calcio ha preso le decisioni giuste o potremmo pagarne le conseguenze a livello economico, organizzativo, ecc. Cioè, decisioni giuste che intendi? Quali decisioni? Non bloccare ad esempio il campionato l'anno scorso, portarlo avanti fino a luglio con un inizio di Ah, campionato a ok, ottobre. sì. Queste sono alcune decisioni, poi in questo c'è anche da mettere magari i progetti per il futuro, si parla di Superleghe, c'è un'asta dei diritti televisivi. Un po' di decisioni sono state prese magari forse con la paura dell'acqua alla gola di questo periodo. Allora, secondo me sì, il campionato doveva proseguire perché era anche un segnale. Penso che comunque, seppur in situazioni difficili e complicate, con tutte le accortezze del caso, la vita deve comunque andare avanti e nella vita che conosciamo ci sono anche gli eventi sportivi, che tra l'altro comunque coinvolgono non solo i calciatori in campo, perché comunque noi ce lo scordiamo sempre, ma c'è tutto un mare ovviamente di altri lavoratori, dal magazziniere, dall'addetto al campo, che comunque vivono di calcio e non hanno ovviamente stipendi milionari, e se il calcio si ferma anche loro rischiano di finire per strada, tra virgolette, ovviamente. Quindi assolutamente favorevole su questo, con tutti diciamo, gli strumenti necessari a garantire la sicurezza. Mi sembra che insomma siamo arrivati a un certo standard, poi ovviamente le polemiche ci saranno sempre, ma lo standard c'è, i contagi ci sono stati come era inevitabile che fossero, ma insomma si sono scoperti. Credo che più o meno, poi ovviamente la perfezione non è di questo mondo, però credo che insomma dal punto di vista del tentativo di mantenere la salute di tutti sia stato fatto qualcosa di buono. Era ovvio, è impossibile fare come hanno fatto nel NBA con la bolla a Orlando, cioè è impossibile per noi perché poi credo nemmeno i calciatori l'avrebbero accettato e quindi non era possibile. Però bisognava continuare e bisognava provarci. Credo che però, a differenza del ciclismo, qui soprattutto non per quanto riguarda il campionato scorso, la Champions scorsa, ma per questo campionato e per questa Champions, per queste insomma partite internazionali, qui il Covid qualche impatto ce l'avrà perché comunque preparazioni fatte in maniera diversa, con il rischio sempre che magari ci sono dei periodi in cui ti mancano 10 giocatori, sei costretto a fare allenamenti particolari, non hai fatto il mercato che volevi fare. Quindi, insomma, quest'anno le sorprese potrebbero anche arrivare dal punto di vista sportivo. Se vuoi una mia opinione sulla Superlega, ti dico che sono contrarissimo alla Superlega, stile Bene. appunto NBA. Perché per me il calcio è il sogno Leicester, è il Castel di Sangro in Serie B, è il Chievo che va in Europa, il Livorno che va in Europa. Chi se lo merita deve andare, deve migliorare, perché comunque sia, non possono essere solo
come dire, i budget, gli sponsor, eccetera, a decidere, se no facciamo la fine della Formula 1, dove ai miei tempi, insomma, potevano vincere anche altri piloti, adesso vince la Mercedes o vince la Mercedes. Assolutamente sì, grazie per la citazione del Castel di Sangro che porto sempre nel cuore, specie un Castel di Sangro Inter 1-1 ottavi di ritorno di Coppa Italia, era il 98, lo stadio era il Teofilo Patini di Castel di Sangro, che se non ricordo male addirittura non poteva permettersi i tabelloni in parte ed erano dei gonfiabili. Pensa, quanti sono 20, passati 22 anni da quel Castel di Sangro, c'era Antonio Sala come allenatore e, oddio, nomi famosi non me ne ricordo sì, c'era un Cudicini, Carlo. Io me ricordo Cudicini. Mi ricordo solamente Bonomi, il centrocampista con i capelli biondi, lunghi, che ha giocato anche nell'Empoli e nel Torino, però insomma non... mi ricordo, anzi, ci ha giocato il fratello di Alberto Rimedio, telecronista della Nazionale, però non so se in Serie B, in Serie C sicuramente. Erano in Serie B ed era Fabio Rimedio, confermo. C'era anche Vincenzo Iaquinta in attacco, giusto per fare dei nomi, e Carlo Cudicini, poi diventato portiere del Chelsea e soprattutto ex marito. Infatti dal Castel di Sangro mi pare che andò direttamente al Chelsea, sì, non ricordo. Adesso sto indagando, adesso indago, poi passò per la Lazio, no, Lazio, Castel di Sangro, Chelsea, giusto, sì, assolutamente sì, dove fece tra l'altro 10 stagioni. Perché fece il salto C, Premier League, mi ricordo, o B, c'è Premier League. Insomma. Assolutamente sì. Parlavi proprio adesso di questo campionato un po' rivoluzionato dalla pandemia. In ottica futura, quindi investendo i 100 milioni di Fanta Euro che ti stiamo donando in questo momento, su che squadra ti giocheresti la vittoria dello Scudetto? E se secondo te la vittoria di questa settimana della Juventus a Barcellona, per quanto il Barcellona di adesso sia un po' il Castel di Sangro di qualche anno fa, quello che si è visto sta settimana, vabbè, vale tutto, però comunque una squadra di metà classifica in Spagna in questo momento, e se appunto l'impresa della Juventus a Barcellona faccia pendere l'ago della bilancia anche quest'anno verso la squadra di Torino? Allora, secondo me, se dovessi puntare un euro e sperare di vincere, io punterei sull'Inter per lo scudetto, perché comunque mi sembra una squadra più pronta della Juve di Pirlo. Detto questo, però, in Europa il gioco di Pirlo, le idee che ancora si sono viste a tratti di Pirlo, mi sembrano più adatte al calcio europeo, e ecco spiegato perché comunque in Europa sta andando decisamente meglio del campionato. Poi comunque vincere al Camp Nou non è che ci vincono tutti, quindi 3-0 poi, quindi secondo me potrebbe esserci anche una bella cavalcata della squadra della Juventus in Champions, e dopo 9 anni posso capire che ci sia anche, insomma, la voglia di provare qualcosa di nuovo. Concordo in pieno. A proposito, giusto perché stiamo parlando di Champions, io passo sopra perché sembra veramente imbarazzante e quasi difficile da poter descrivere, ma i fatti della partita del PSG di martedì, come li commentiamo? Quelli del Paris Saint-Germain? Sì, Basaksehir, il quarto uomo che ha dato dell'uomo di colore. È incredibile, guarda, Non riesco nemmeno a concepirlo che sia potuta accadere una cosa ai massimi livelli del calcio europeo, soprattutto con tutte le campagne che ci sono, che vediamo, e comunque che il classico not racism, quello che ormai da anni è una campagna giusta e lecita, fa benissimo l'UEFA a fare queste cose, però ovviamente questa è una cosa che pretende giustizia, e quindi spero che il Signore che si è comportato in questa maniera non venga più chiamato per fare una partita di Champions League, ma dovrebbe essere proprio estromesso dal mondo del calcio, perché se non iniziamo con delle punizioni esemplari continueremo a avere episodi simili. Sinceramente io sono molto per il pugno duro su certe questioni, perché secondo me nel 2020 è assurdo ancora sentire queste cose, ma lo sarei indipendentemente da dove vengono, calciatori, dirigenti, tifosi. Secondo me pugno duro sempre e comunque, perché non se ne può più.
E da questo punto di vista le scelte di molti rappresentanti dello sport, mi viene in mente Lewis Hamilton, nonostante spesso qualche situazione e qualche e sem sempre tra l'altro sotto l'occhio del ciclone per qualche scelta e qualche uscita, sono scelte che quindi condividi in pieno. E secondo te lo sport allo stato attuale, nonostante il fatto che bisogna spendere 70 euro al mese per guardare certi sport o altro, nonostante un business, perché alla fine lo è sempre stato e negli anni lo è diventato sempre di più, può essere ancora veicolo comunicativo? Allora, io sulle questioni, diciamo, più tipo alla Hamilton, che sceglie quel palcoscenico per lanciare le sue idee, anche dal punto di vista politico, diciamo, sono un pochino più indeciso, nel senso che ci sono dei temi assolutamente, secondo me, assoluti, come il razzismo, su cui non ci sono dubbi. Su altre questioni, però, chi le manovra, chi le gestisce, deve anche rendersi conto del messaggio che sta dicendo. Cioè, se è veramente convinto, allora è libero, perché c'è libertà di opinione, di esprimere le sue idee. Poi è chiaro che il mondo dello sport a volte veicola dei messaggi in maniera anche inappropriata, perché questi ragazzi, poi, perché sono ragazzi, spesso e volentieri magari non si rendono conto nemmeno di quello che dicono, di quello che veicolano. È evidente che si vede anche su certe uscite, no, sui social. Mi viene in mente il caso di Segre, che ha fatto una cosa normalissima e che ha dovuto chiedere scusa. Ora, io non credo che ci sia stato necessario nemmeno di chiedere scusa. Ha chiesto la maglia a un avversario, fine dei conti. Cioè, normalissimo. Per me è normalissimo. Cioè, si dà a volte troppo peso a determinate cose, e invece bisognerebbe rendersi conto che lo sport è bello, è importante, dà dei bei messaggi di unità, come nel caso per esempio delle Olimpiadi, dà dei messaggi di positività, però non carichiamolo troppo. Ecco, rimaniamo su alcune cose, su alcuni temi fondamentali che devono essere di tutti, sulle altre cose ognuno faccia certo come gli pare, però senza, diciamo, pensare che da quello scranno, da un podio si possa movimentare troppo le folle. Concordo, concordo in pieno. Ultima domanda, poi ci salutiamo. Se una persona ti chiedesse il perché dobbiamo preferire e dobbiamo vivere e siamo così appassionati nel giorno, tra l'altro, del compleanno di questo sito della radio, perché in molti, noi compresi, e da quello che ci hai raccontato anche una tua passione, la radio può essere capace di trasmettere lo sport in maniera diversa, se non migliore, rispetto alla TV? Visto che li fate tutte e due? Bella domanda. Modestamente. Allora, la radio consente spazio e libera l'immaginazione. La televisione è un po' più pigra in questo, perché comunque non ti lascia spazio all'immaginazione, è quello che vedi. Nella radio, se uno è bravo, se uno ci riesce, puoi trascinare di più l'ascoltatore e fargli vivere l'evento, perché si possono cogliere, e devi cercare tu che sei lì a raccontare, di cogliere tutti gli aspetti, come ti dicevo prima, anche i profumi di una cosa. Non si sentono nemmeno in televisione i profumi, ma se riesci puoi trasmetterli per radio e forse si colgono meglio. Quindi credo che la differenza stia tutta lì nella libertà di immaginazione che consente il mezzo radiofonico, e poi è più adatto forse allo sport, perché è più istantaneo, più immediato. Tutto il calcio alla televisione, che potrebbe essere la diretta goal di quello spazio che c'è di Sky, o insomma altre cose che si possono vedere sui canali, secondo me non ha lo stesso fascino, forse perché noi siamo anche attaccati al passato, non lo so. Però se la radio vive, nonostante abbia ormai più di un secolo, credo, insomma, qualcosa in più ha del mezzo televisivo, che invece mi sembra abbia un pochino più di problemi in questo momento. Giusto perché mi hai fatto la domanda, una domanda veloce, mi hai fatto venire in mente questa domanda, una domanda veloce, una risposta altrettanto. Alla luce anche delle trattative per i nuovi diritti televisivi, dobbiamo preoccuparci, lo chiediamo spesso, del futuro di tutto il calcio alla luce dello spezzatino, ormai diventata bollito, temo, allo spezzatino della Serie A con 10 partite in 10 fasce orarie diverse? Allora, cambierà sicuramente, perché non credo che possiamo tornare indietro
a tutte le partite della domenica, ormai questo è irreversibile, però non credo che non ci sarà più. Dovremmo essere bravi noi della radio a cercare di coinvolgere ancora chi ci ascolta e a regalare comunque un momento di serenità, un paio d'ore di serenità e di divertimento. Non sarà come una volta, ma cambia tutto, dovremmo adattarci. Chi ci ascolta e noi che la facciamo. E in tutto questo, settimana prossima c'è il turno infrasettimanale, quindi una botta di partite in contemporanea. Sì, E quindi... esatto. A ogni tanto capita. quindi noi ci vendichiamo. Noi ringraziamo ancora Cristiano Piccinelli per essere stato nostro ospite. Gli faremo recapitare a casa il mega assegno come premio del nostro premio come radiocronista dell'anno. Visto che si avvicinano le feste, questa è la nostra ultima puntata, ti auguriamo anche delle serene feste e un 2021 che sia decisamente migliore di questo 2020, almeno per quello che è andato un po' così. Intanto ti ringraziamo, ti auguriamo buona serata. Grazie ancora, auguri per il vostro compleanno. Grazie ancora, noi ci fermiamo un attimo e torniamo fra poco.